Ragazzi, Biancazzurro, la prima titolare per Cristian Tommasini, prima panchina invece per Cupone. Una notizia, era sempre partito titolare l'ex attaccante del Potenza Casertana. Qui la prima occasione a gol per la Recanatese, c'è l'assist di sbaffo per Melchiori, ci prova due volte, tira in realtà un po' troppo addosso se vogliamo all'estremo difensore del Pescara Pizzari, che si fa trovare comunque attento. Poi Cangiano, 16 metri, il suo destro in due tempi, il portiere della Recanatese Meli, classe 99, di scuola Empoli. Poi vediamo il sinistro di Tugnov al 26esimo con la palla che termina di pochissimo al lato, attacca il Pescara 32esimo, c'è anche Cangiano al posto di Accornero e c'è la grande parata di Meli sull'inserimento di Merola, assistito da circostanza magistralmente da Tugnov con un colpo di tacco. Poi vediamo il gol della formazione biancazzurra, 34esimo, l'imbucata di Pierno per Tommasini, minuto 35, il primo gol in campionato con la maglia del Pescara per l'ex attaccante del Taranto. Lo stop, il controllo con il petto e la girata di destro, tutto regolare per il direttore di gara Lovison della sezione di Padova. Siamo nel secondo tempo, 61esimo, comincia decisamente meglio la formazione ospite, la coordinazione di Senigallesi e il gol di Morrone dopo la corta respinta di Plizzari, che insomma ha fatto quello che ha potuto sul cross, il traversone di sbaffo tra i migliori della squadra ospite, quindi il gol, il tap-in di Morrone. Poi la traversa di Peretti, rischia tantissimo il Pescara, deludente in questo secondo tempo, non è affatto contento il tecnico biancazzurro. Siamo al 69esimo, ancora un pericolo per la formazione biancazzurra. Vediamo Lipari uno contro uno con Brosco, praticamente lo salta senza problemi e poi infila il portiere della Pescara Plizzari. E il gol di Lipari, che è entrato in corso d'opera, classe 2002, in prestito dalla Juventus, sarà protagonista con un altro gol. Ma intanto il 2-2, la pennellata, il gioiello sul calcio di punizione di Cangiano, che era stato preferito inizialmente ad Accornero. L'altra novità era invece D'Agasso al posto di De Marco, a cui è stato dato un turno di riposo. Ancora il Pescara in avanti con Accornero, entrato al posto proprio di Cangiano, ci prova Cupone, che colpisce malissimo da posizione più che privilegiata. Siamo all'83esimo, il pallone perso dalla Pescara, segnatamente da Merola, poi sbaffo che entra in area, è molto bravo nella circostanza, il colpo di tacco ancora per Lipari, che di giustezza infila l'angolino più lontano. Nulla da fare per il portiere della Pescara Plizzari, la doppietta, la prima tra i professionisti per il classe 2002, finisce 3-2 per la Recanatese, un Pescara deludente e involuto.